Il lago Bergamo di Barchi verrà ripristinato. Nel settembre 2020 il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli aveva sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale l'acquisto dell'area in cui era ubicato l'invaso per avviare un percorso di riattivazione del bacino. Nei mesi scorsi dal Genio Civile Marche Nord è arrivato il decreto che autorizza a procedere con i lavori di manutenzione straordinaria che permetteranno il ripristino del lago. Dopo aver redatto il progetto esecutivo è stato possibile programmare le varie fasi dei lavori che inizieranno nei prossimi mesi. Oggi finalmente, grazie all'aiuto della Regione Marche, che ha stanziato un contributo di 300.000 euro, possiamo ripristinare questa infrastruttura che, oltre ad essere un importante volano turistico, perché questo era nel passato, potrà avere anche una importanza dal punto di vista agricolo, perché chiaramente diventa una riserva d'acqua, perché stiamo parlando di un lago che ha uno specchio di oltre 4 ettari. E quindi un lago importante, un lago alimentato da un piccolo torrente che si chiama Bergamo, ecco perché il nome nel passato è Lago Bergamo. Inoltre, perché più se ne parla sempre e soprattutto abbiamo questo problema che ogni anno aumenta come impatto e soprattutto come eventi che accadono nella nostra provincia, può diventare, in Regione Marche chiaramente, può diventare anche un invaso come lotta per quelli che sono gli incendi boschivi. Realizzato nella seconda metà degli anni 60, il bacino ha rivestito una grande rilevanza per finalità irrigue, di riserva idrica antincendio e anche sportivo-ricreative. Poi nel 1985 il sindaco di Barchi ne dispose lo svuotamento perché il lago non rispettava le norme del tempo. Arrivando ai giorni nostri, nel percorso autorizzativo dei lavori di ripristino, è stato decisivo l'intervento dell'assessore regionale Stefano Aguzzi. Quando il sindaco di Terre Roveresche, Sebastianelli, mi ha parlato dell'eventualità di ripristinare quest'area, questo lago, perché comunque sia è un qualcosa che arricchisce fortemente l'ambiente al di là di avere altre utilità, mi ha subito appassionato questa cosa, perché comunque io, da anche ambientalista, persona che conosco il territorio, mi piace pensare insomma di ripristinare un lago così importante qui nell'immediato entroterra di Fano, anche visitabile, anche dove si possono portare anche iniziative ludico sportive o iniziative comunque di visite in campagna e così via. Allora mi ha subito appassionato e ho fatto in modo di capire se ci fossero le condizioni di poter autorizzare tramite il nostro Genio Civile questo iter. Diverse fasi per completare il ripristino, quando inizieranno le operazioni? Dopo la fine di luglio, perché chiaramente certi tipi di operazioni vanno fatte in alcuni periodi dell'anno, inizierà la prima parte, quindi quello che possiamo chiamare disboscamento, poi a seguito di quello partirà poi la pulitura dell'invaso, perché l'invaso è visibile, e poi il ripristino della diga, il ripristino di tutte quelle che sono le opere accessorie come gli sfioratori e i canali, e quindi poi nell'arco di un anno e mezzo dovremo riuscire a terminare tutti i lavori.